Salve a tutti amici followers, bentrovati in questo nuovo video. Oggi vi voglio dare ulteriori informazioni reperite dal canale Discord ufficiale del gioco, a completamento di quelle del video scorso e non solo. A proposito del respec, Thomas ha comunicato che è stato già progettato, anche se ancora necessita di lavoro di implementazione. Ha specificato però che non sarà possibile eseguire un respec facile, per così dire. L'obiettivo è che i giocatori creino build e ne siano orgogliosi, invece di cambiare facilmente da una build di forza a una di intelligenza e così via. Sono parzialmente d'accordo con questa visione. Desidero che le mie scelte abbiano un impatto, ma non voglio essere permanentemente penalizzato per aver fatto la scelta sbagliata, il che potrebbe creare una mentalità di paura nel gioco. Abbiamo già visto questo accadere in passato con titoli come Diablo 2, per esempio, dove il miglior approccio per creare la propria build era non assegnare punti fino a raggiungere il livello massimo e poi distribuirli tutti in un certo modo. C'è da dire però che, data la randomicità dei loot e delle armi a questo punto del gioco, il desiderio costante di rispecchiare totalmente il mio personaggio per provare nuovi setup rimane. Non so voi cosa ne pensate, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti. Penso che, col passare del tempo, visto che è stato completamente progettato, sia l'implementazione che il testing richiederanno un po' di tempo, ma potremo vederlo grosso modo verso il momento in cui arriverà il primo importante aggiornamento multiplayer, se non prima. Thomas ha anche chiarito alcune cose. Quando parliamo della versione per dispositivi mobile, ci riferiamo ad un porting diretto di esattamente ciò che è Wicked su console. Non stiamo lavorando ad una versione piena di microtransazioni folli, quindi non preoccupatevi. Sarebbe bello se le persone potessero davvero giocare a Wicked ovunque si trovino, dato che ci sarà il multiplayer in seguito. Riguardo al consumo di batteria sui telefoni, Thomas ha spiegato che questo problema si risolverà col tempo, grazie ai chip più efficienti, eccetera, eccetera. Personalmente, ragazzi, rimango sempre dell'idea che un dispositivo portatile come Steam Deck, ROG Ally o uno Switch 2 siano le soluzioni migliori per giocare, visto che il gaming su telefono lo vedo abbastanza scomodo, ma questa è una mia opinione personale, nel caso ditemi la vostra in merito. Affrontiamo ora le preoccupazioni riguardanti le potenziali microtransazioni della versione mobile. AmasoFull ha sollevato una preoccupazione valida sulla possibilità di problemi tecnici o meccaniche semplificate a causa dei vincoli dei dispositivi mobile. Questa paura non è infondata, poiché spesso si incontrano sfide quando effettuano porting dei giochi per PC su console. Dobbiamo considerare con attenzione i compromessi e sacrifici necessari, soprattutto considerando il costo aggiuntivo per il giocatore su PC nel cercare di coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti. Tuttavia, Thomas fa notare che hanno già una versione di Wicked funzionante su iOS e l'integrazione è stata sorprendentemente senza intoppi, come avevamo già visto nel video del porting su mobile. Inoltre, AmasoFull solleva un punto cruciale, la necessità di rivedere completamente le magie per garantire un metodo di gioco valido. Thomas concorda, sottolineando che, sebbene gli incantesimi siano stati rilasciati con urgenza per l'accesso anticipato, stanno lavorando a nuove e più interessanti build per il mago, con l'obiettivo di rendere ogni mago elementale un'esperienza unica. Sottolinea inoltre che sono già in corso importanti modifiche per affrontare queste problematiche. Riguardo all'introduzione dei controller PlayStation, Thomas assicura che è prevista e che verrà anche implementata la possibilità di remappare i controller. Questo costituirà probabilmente un aspetto rilevante del prossimo aggiornamento, specialmente considerando che un simile supporto è già stato esteso a tastiere e mouse. Thomas evidenzia che saranno offerte diverse opzioni di layout e di input per accontentare una vasta gamma di giocatori. AmasoFull segue con una domanda rilevante: sarà possibile la trasmutazione? Vale a dire, potremo modificare l'aspetto del nostro equipaggiamento attuale con alcune restrizioni, come ad esempio poter sostituire solo l'armatura di stoffa con un'altra di stoffa, e così via. Thomas risponde che aspetteranno di vedere come si evolverà la situazione del PvP, poiché comprendere la build e le attrezzature dell'avversario è fondamentale per adattare la propria strategia di combattimento. AmasoFull poi chiede se sarà possibile creare build uniche nel PvP, e Thomas risponde in modo affermativo. Ora le cose diventano davvero interessanti. Thomas annuncia che, con il rilascio su console imminente, l'obiettivo è aggiungere armature e armi personalizzate che saranno disponibili solo per i giocatori delle varie console. Questo solleva interrogativi sulla progressione trasversale. Se il gioco supporta il crossplay, sarà possibile mantenere la stessa progressione su diverse piattaforme? Ad esempio,
Se iniziamo a giocare su una console e poi passiamo al PC, potremo mantenere lo stesso equipaggiamento di aspetto? Sono domande cui al momento non abbiamo risposte, ma che sicuramente saranno monitorate da vicino. Infine, Thomas fornisce alcuni esempi di armature e armi correlate alle principali console di gioco, come l'equipaggiamento di Link su Nintendo, il set di Kratos su PlayStation e l'armatura di Arthas con tanto di Frostmourne su dispositivi Microsoft. Thomas menziona che Nintendo è stata collaborativa nel passato, come dimostra la serie di Ori, e spera che mantengano questa relazione positiva. Personalmente, spero che il salvataggio trasversale sia possibile in modo da poter continuare la progressione del personaggio su diverse piattaforme. In risposta ad un commento insolito sulle armi, Thomas condivide che gli archi diventeranno armi principali a due mani in futuro, una caratteristica che trovo molto interessante. Inoltre, fornisce un aggiornamento sul sistema di talenti in lavorazione, confermando che è in fase di sviluppo. Anche se non è chiaro quando sarà implementato, si prevede che offrirà un'esperienza di gioco intrigante. Sempre Thomas discute le future migliorie previste per Sacrament e l'intera isola di Sacra, confermando l'intenzione di aggiungere numerose nuove funzionalità come shortcut e spostamenti via mare. Questo anticipa alcune delle informazioni che hanno condiviso riguardo al loro sistema di viaggio rapido, dove non vogliono semplicemente permettere di teletrasportarci ovunque sull'isola. Questo cambiamento da solo renderà interessante vedere in cosa potremo investire come giocatori per rendere molto più veloce la nostra esperienza di viaggio. Per quanto riguarda il disassemblaggio degli oggetti per ottenere materiali, non sarà possibile. Si desidera che tutti escano a cercare risorse invece di smantellare l'equipaggiamento. Onestamente, questa scelta l'ho reputata un po' atipica, considerando che il riciclo dei materiali dagli oggetti serve appunto per evitare la ripetizione della ricerca dei materiali. Ad esempio, se ho un'arma che non adopero, la posso smantellare per recuperare materiali che andranno a migliorarne un'altra. E alla lunga, credo che diverrà frustrante soprattutto quando le ricette per le build diverranno più complesse. A voi la parola, ragazzi. Cosa ne pensate a riguardo? Tornando a noi, Thomas rilascia un'altra importante notizia. Il piano è quello di lasciare Isola Sacra ad un certo punto del gioco e viaggiare verso il continente, come Fallen, eccetera. Aspettate di vedere cosa abbiamo pianificato per la trama una volta che scoppierà la guerra. Il conflitto non includerà soltanto l'isola di Sacra, quindi prendiamo nota che sarà abbastanza grande e penso che sarà un capitolo abbastanza importante o addirittura il primo atto di una serie di eventi. Quando viene chiesto se ci sono piani per ulteriori classi di supporto, Thomas risponde che sì, vogliono che una classe di guaritori sia presente nel multiplayer. Sarà interessante vedere quali armi e altre caratteristiche renderanno possibile questo tipo di build. Ci sarà quindi la possibilità di vedere una classe healer standalone? Solo il tempo lo dirà. Thomas continua dicendo che non si dovrebbe mai essere troppo certi di chi sopravviverà e chi no riguardo alla storia. Vogliono sempre assicurarsi che i personaggi non siano semplicemente o tutti buoni o tutti malvagi, e credo che sarete colpiti da quanto epiche diventeranno le cose. Quello che abbiamo mostrato finora è solo l'introduzione alla loro storia. In conclusione, parlando della creazione di oggetti, si è notato che le armi artigianali hanno già un livello di potenza due volte superiore rispetto alle armi non artigianali. Tuttavia, l'intento è di migliorare ulteriormente il sistema di creazione per offrire un'esperienza più gratificante. Inoltre è stata confermata l'introduzione di armi appositamente progettate per i combattimenti corpo a corpo senza armi, ovvero i tirapugni. In sintesi, ragazzi, c'è tanta carne al fuoco e le ultime informazioni rilasciate ci forniscono una panoramica entusiasmante sulle prossime novità. Tuttavia, alcune questioni sollevano perplessità e interrogativi. La progettazione del respec, sebbene promettente, suscita domande riguardo la sua implementazione sull'impatto per il gameplay. Inoltre, l'approccio alla raccolta di risorse anziché al disassemblaggio degli oggetti solleva dubbi sulla praticità e sulla varietà dell'esperienza di gioco. La futura espansione verso il continente e l'introduzione di nuove classi e armi aggiungono ulteriore attesa e curiosità, ma resta da vedere come verranno gestite questioni cruciali come la progressione trasversale e il bilanciamento delle meccaniche di gioco. Ma questo soltanto il tempo ce lo dirà. Come sempre, ragazzi, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima con nuovi aggiornamenti. Ciao a tutti!